comandante! Qui! Thank you.
Dammi tutti gli oggetti di valore o ti apro come un pesce. Ma certo, eri alla caraffa. Chiedo venia. Buona fortuna là fuori.
Bene, finalmente sei qui. Ho ispezionato le rovine e sono certo che Carlaia è ancora dentro. No, ho trovato il suo cavallo. Non preoccuparti, ci ho pensato io. Non lo userà per fuggire. Muoviamoci. Voglio prenderla mentre è distratta. Va avanti tu. Mi dispiace, pensavo di essere io a comandare. Tu va avanti e io ti seguo. Cos'è che non capisci? Tieni gli occhi aperti. Carlaia è maledettamente astuta. Fa attenzione, se finisci in una trappola saprà della nostra presenza. È l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Da tempo ho un accordo con la Confraternita Oscura. Se c'è bisogno di eliminare qualcuno all'interno della Gilda, ce ne occupiamo noi. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che certe cose è meglio che restino in famiglia. Era una Dunmer testarda. Le cose andavano fatte sempre a modo suo. Ma era anche la migliore. In un mese procurava entrate che altri ladri ottenevano in un anno. Gallus si fidava troppo di lei e l'aveva fatta avvicinare a sé. Se vuoi chiamarla così, per quanto mi riguarda, credo che se lo stesse ingraziando per poterlo uccidere più facilmente. Gallus la chiamava la sua piccola Nightingale. Era completamente ammaliato da lei. Avidità, gelosia, rancore. Chi può dire cosa le abbia fatto compiere un atto così orribile? Una cosa è certa, lo scoprirò prima che esali il suo ultimo respiro. 25 anni fa mi trovavo fuori da queste rovine. Gallus mi aveva detto di incontrarci qui, ma non sapevo perché. Quando arrivai, Gallus emerse dalle ombre. Prima che potesse dire qualcosa, una freccia gli trafisse la gola. Prima ancora che potessi estrarre la spada, una seconda freccia mi si piantò nel petto. Carlaia era una grande tiratrice e la sua arma migliore era la sorpresa. Fui fortunato. Mi mancò il cuore di pochi pollici. Mi allontanai dalle rovine barcollando e mi si annebbiò la vista. Fu lì che capì che quella maledetta aveva avvelenato le frecce. L'ultima cosa che vidi fu Carlaia che gettava il corpo di Gallus in una fenditura in cima alle rovine. Una fine indegna per un uomo come lui. In tutti questi anni mi sono sempre pentito di averla fatta fuggire, anche se sarei morto nel tentativo. Lo dovevo a Gallus. La Gilda fu in preda al caos. In molti si fecero avanti e reclamarono per loro la carica di capogilda. Si formarono presto delle fazioni e il Ratway divenne un mattatoio. Ho visto cosa hanno fatto a Gallus. Volevo usare le risorse della Gilda per dare la caccia a Carlaia, ma agli altri non interessava neanche che lui fosse morto. Per fortuna ho insistito e gli altri gruppi furono uccisi o lasciarono Skyrim. La lotta intestina durò mesi, dandole il tempo di sparire e di cancellare le sue tracce. Ho speso migliaia di septim e usato tutti i contatti a mia disposizione, ma sembrava sparita nel nulla. Come ho detto prima, era la migliore. Se vedi Carlaia, non esitare. Uccidila. Dicono che gli antichi tumuli dei Nord siano impenetrabili. Questo non sembra poi tanto complicato. Piuttosto facile. Fatico a capire tutte quelle ciance su queste serrature. Non serve altro che qualche nozione e tanta abilità. Così dovrebbe andare. Dopo di te. Thank you.
posto puzza di morte. Stai in guardia. L'ostia! Sì, sì, che c'è adesso? L'ostia! Tira quella catena e fa attenzione alle punte. Pare che Carlaia abbia rimesso a posto tutte le trappole. L'ostia!
Ce ne sono altre due più avanti. C'è qualcosa qui vicino. Lars, yeah!